Buongiorno amici e bentornati sul canale Amico Orologiaio. Il video che oggi vi vado a presentare tratterà una bella revisione di un calibro Citizen cronografo 8110. Buona visione. Orologio Citizen 8110. Va bene, cominciamo con svitare il fondello via il fondello, premiamo il pulsante del tiretto e sfiliamo l'albero di carica. Via anche il movimento dalla cassa. Rimettiamo l'albero di carica in sede. Adesso svitiamo quel pitone, che poi non è una vite, è un dado. Ha una forma particolare, io con una pinzetta particolare si riesce a svitarlo tranquillamente. Come il quadrante è in materiale plastico, siccome erano rotti i piedini era stato fissato con un po' di colla tutto intorno. Cominciamo a smontare anche il ponte che tiene il sistema di scatto data. La molletta dello scatto data. Cominciamo a togliere qualche residuo di colla. Svitate le tre viti che tengono il ponte del sistema del datario. Scorgiamo una parte della complicazione del cronografico, quella della ruota del contaore. Quella è la leva di azzeramento della ruota contaore. Ruota delle ore, chaussée. Attenzione che questa chaussée non fa la frizione, perché la frizione la fa quella chaussée piccolina lì, che è inserita sulla prima ruota del tempo. La ruota dello scatto data. Cominciamo con rimuovere un po' di colla dal ponte con uno stecco di bosso. Andiamo avanti con lo smontaggio, tiriamo via la ruota dello scatto data. La rotina di rinvio. Questo è il ponte degli invertitori. Disimpegno la molla della leva di azzeramento dopo aver tolto tutte le viti dal ponte superiore. Lo rimuoviamo e cominciamo a scorgere anche parte della cronografia. Qui sotto c'è il sistema del playback. Questo particolare orologio è possibile azzerarlo con il crono inserito. Ruota dei secondi centrale, ruota dei contaminuti, viti della ruota di carica e la ruota di carica. Adesso togliamo il ponte dei ruotismi. Prima ruota,
questa ruota media, ruota scappamento, un bariletto e mettiamo tutto al lavaggio. Ho recuperato l'orologio dal lavaggio e risistemate le ruote nella giusta posizione, rimetto il ponte. Qui, come al solito, prima di stringere le viti bisogna sincerarsi che i perni siano all'interno delle loro sedi. Ecco, vedete, basta fare una piccola prova, dopodiché si possono stringere le viti. Mettiamo un po' di olio sulle leve dell'ancora e rimettiamo in posizione l'ancorino. Adesso, come al solito, per mettere il bilanciere si entra un po' di traverso affinché il dente del plateau impegni la forchetta dell'ancora. Ruotiamo il movimento, proseguiamo con il montaggio, mettiamo il rinvio, ponte della ruota minuti, chaussée, che vi ricordo in questo caso non ha azione di frizione, perché la frizione è sulla prima ruota. Dopo aver rimesso il ponte del sistema del datario, proseguiamo col montaggio. Qui ho saltato un pezzettino, purtroppo mi ero dimenticato di accendere la telecamera. Capita. Per rimettere in posizione il quadrante, invece di mettere la colla tutto intorno, ho utilizzato i dischi biadesivi. Sono dei dischi fatti apposta per l'orologeria, in questo caso per queste evenienze. È un collante molto resistente che non sborda, soprattutto non sbava, per cui non va in giro collante in giro per il movimento e assicura una tenuta stabile al quadrante. Questo quadrante qui, oltretutto, deve aver preso anche una scaldata, perché non so se riuscite a notarlo, è anche leggermente storto. Evidentemente col quadrante così nero basta che l'orologio sia stato al sole e si è proprio piegato, è come se fosse sciolto. Però è il suo originale, per cui non lo tocchiamo. Come al solito, per mettere le lancette si fa scattare il datario, si mettono in posizione alla mezzanotte le lancette, verifichiamo che siano a zero le lancette, schiacciando il pulsante e poi le premiamo in sede. Ecco fatto. L'orologio così è montato. Eliminiamo vari pelucchi che possono esserci in giro, rimettiamo in cassa l'orologio. L'albero di carica e anello fermo movimento. Bride fermo movimento con le sue rispettive viti. Masso oscillante,
Dopo aver cambiato la guarnizione, rimettiamo anche il fondello. L'importante è, vedete che sono tornato indietro, è perché deve prendere bene il filetto. Verifichiamo come funziona il sistema della cronografia. Partenza, stop e azzeramento. Partenza, stop e azzeramento. Voglio ricordare che questo particolare movimento con la funzione playback, premendo il tasto A ore 4, fa direttamente l'azzeramento senza dover per forza stoppare la cronografia. Amici, il video è terminato. Come al solito, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e spuntate la campanella così da rimanere sempre aggiornate sulle mie nuove produzioni. Noi ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!